Giovanni Stagnaro guarda già alle prossime sfide. Al primo posto la sicurezza, con lavori ai principali torrenti, ma anche alcuni progetti per rivoluzionare Casarza Ligure. Uno è la realizzazione di un parco urbano per le famiglie in località Tangoni, la riqualificazione del vecchio palazzo comunale, dove realizzeremo insieme al Villaggio del Ragazzo e a Confindustria un polo di alta tecnologia per i ragazzi. E poi abbiamo l'area sportiva in località De Gasperi, dove verrà realizzata una palestra, e poi l'implementazione della pista ciclopedonale che collegherà il Bargonasco con il comune di Castiglione. I candidati consiglieri più votati che entrano in consiglio sono Muzio, 417 preferenze, poi Biasotti, Ara, Miglietta, Figone, Comes, Casavola e Candiloro. In minoranza, oltre a Germana Perego, siederanno Telchime, Carabbio e Dessì. Una richiesta di cambiamento c'è, dice Perego, peccato non essere riusciti a convincere i concittadini che la prospettiva del comune doveva cambiare già adesso. Dall'opposizione il progetto andrà avanti, con battaglie su alcuni punti, come quello della trasparenza. Una cosa che abbiamo notato è il fatto che il sito comunale abbia poca trasparenza dal punto di vista delle voci, dei bandi, delle spese, di possibilità di mettere tutti quanti a livello di poter usufruire di bandi, di concorsi, c'è uno sportello magari più semplice, più trasparente e immediato. Con il 6,16% dei voti il candidato della Lega Giorgio Firenze non sarà in consiglio. Si dice comunque soddisfatto del cammino avviato, nonostante alcuni mesi fa Firenze avesse chiesto di essere coinvolto nelle liste del sindaco uscente. Se l'attuale amministrazione non ci voleva, non è un'opportunità persa, perché secondo me si è messo una base su cui si può lavorare. In futuro si potrà lavorare su questa base. C'è un gruppo e lo porteremo avanti, ci lavoreremo e vedremo. Se no non si cominciava mai.